Beh, ammettiamolo, spostare qua le casse è stata veramente un'ottima idea. Ah, quanto ti sto odiando. Ah, ci possiamo divertire in due, ciccio, eh. Ok, gente, ci vorranno diversi episodi prima che questo progetto sia terminato. Ma wow, è qualcosa di meraviglioso. Vedo che riesci ancora a teletrasportare i prodotti, eh. Cioè, va che fila. Va che fila di rompimaroni. Quanto le adoro ste qua io. Guarda quanto è belle, tortine dovunque. Guarda, è tutto bello organizzato e riordinato, sono super eccitato. Esimi dipendenti, bentornati all'ONAD. Non che voi siate mai usciti da questo posto, ma insomma ci siamo capiti. Beh, gente, quest'oggi ho intenzione di fare una follia. No, non Franco, non ti aumento lo stipendio. Ho detto che voglio fare una follia, non una cagata di proporzioni bibliche. Ovvero, oh mio Dio, non ci credo che sto per dirlo. Signori, oggi restauriamo il Lonad. Allora, gente, stavo riflettendo. Mi sono accorto che effettivamente questo spazio del negozio è non solo inutilizzato, ma completamente inutile. Perciò mi sono detto, vuoi vedere che lo sviluppatore, forse, aveva intenzione di mettere le casse direttamente da questo lato fin dall'inizio? E mi sembra effettivamente la spiegazione più probabile. Sì, sì, la possiamo lasciare in mezzo alla strada, tranquilli, sono amico del sindaco. Allora, facciamo una prova e vediamo se effettivamente l'amichevole telone di quartiere aveva ragione. Non dico fin dall'inizio, ma insomma ci siamo capiti. Non devono essere tutte posizionate perfettamente, ma non mi dispiacerebbe se fossero almeno, ah, diciamo, abbastanza allineate tra di loro. I clienti non hanno bisogno di chilometri di spazio tra l'uno e l'altro. E ovviamente lasciamo un po' di spazio qui, in modo tale che il telone possa tranquillamente andare avanti e indietro. Le ultime parole famose, perché porca miseria, c'è il cibo dei cani e dei gatti che mi rompe i maroni. Ecco qua, scusa, Franco, porta pazienza, è una giornata difficile per tutti. E intanto i franchi sono sistemati e, come potete vedere, ora possiamo rigestire lo spazio a nostro favore, lasciando ovviamente una sorta di corridoio laterale. Adesso valuto, perché non mi dispiacerebbe sfruttare anche un po' le pareti. Sono lì, in teoria non ci allargheremo più in questa direzione, credo. Spero che ci allargheremo sempre in quella. Anzi, io mi sono divertito a passare altre 2 ore all'interno dell'ONAD. Sì, non ho niente di meglio da fare con la mia vita. E abbiamo accumulato una discreta sommetta che, come scoprirete fra 1,8 secondi, non durerà molto a lungo. Io non so come espanderò al massimo il Lonad. Ecco qua, 52.000 dollari buttati nel cesso per avere 4 metri quadrati in più. Yay! Eh sì, quindi questa non è nemmeno la parete di fondo. Allora, ho un altro progetto in mente mentre sistemiamo il Lonad. Sappiamo bene che in futuro avremo molto più spazio, ma la maggior parte dei prodotti li abbiamo già sbloccati, non ne restano più di tanti. Volevo iniziare quel piano folle di mettere praticamente lo stesso prodotto su una singola colonna. Quindi la pasta non occuperà 2 spazi, ma occuperà l'intera colonna. Ora, questo è un lavoro che richiederà un sacco di episodi e che farò pian pianino nel mio tempo libero. Più che altro devo darmi una mossa, perché i cari buoni vecchi Giampiero e Fabrizio arriveranno, in men che non si dica, con la pasta restante in questo caso. Pertanto devo... No! No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Molla, 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 molla. Perfetto. Devo essere veloce, devo togliere le etichette perché stanno arrivando. Li vedo, eccoli che arrivano. Levatevi dalle balle. Levatevi dalle balle, non rompete le scatole. Al massimo riempite, bravi, 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 quelli restanti. Come non corrisponde? Dai, devi per forza rompermi le balle, altrimenti non sei contento. Vediamo un po', ordinato gli spaghetti, bravo telone. Questo è il tipico lavoro che va fatto mentre i Giampiero e Fabrizio sono impegnati con il resto del negozio. Devi essere tattico, veloce e pregare ovviamente tutte le divinità di supermercati che non ti straccino le balle più di tanto. Tac. Bravo ciccio, ti ho lasciato la colonnina giusta, le etichette le ho tolte. No, ok, devi fare il giro. Ci mette un attimino, ma alla fine capisce effettivamente quello che deve fare. In questo caso la situazione è più semplice, perché avendo liberato lo spazio sopra non devo fare altro che fare una roba del genere, aspettare che i Giampiero e Fabrizio arrivino e pian pianino riempiranno la zona mancante. Anche se allo stato attuale le penne rigate dovrebbero andare in parte a queste, quindi dovrei togliere il riso basmati. Ci abbiamo troppo riso, gente. Che spavento! Ok, non sapevo cosa stesse per accadere, perché gli ho tolto tutto il riso basmati. Questa volta sono stato tattico e per un secondo pensavo di aver fatto una minchiata delle mie. Sono sopra una scatola. Ah sì, sto volando sopra le scatole. Ah, a posto. Qui invece abbiamo gli spaghetti. No, aspetta, cosa poi è questo? Ah, dovrebbe essere il riso della Elo. Oh, oh, questo non l'ho tolto. Che faccio, che faccio, che faccio? Lo tolgo da qui? Per adesso sì. Ok, dovevo essere più veloce. Dovevo essere nettamente più veloce, o il Giampiero Fabrizio me la metterà in quella scatola. Buon intenditor, poche parole. Oh, però mi piace questo progetto. Lo volevo realizzare da così tanto tempo. Eccoli che arrivano, eccoli che arrivano. Porca miseria. Devo essere più rapido. Veloce, 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 veloce. Cava le etichette, cava le etichette. Cava queste.
E dovrei togliere anche queste. A sto punto direi che è la coda più saggia da fare. Pertanto, in parte ai rigatoni lì, come cocchio si chiamano, mettiamo invece le nostre pennette. Non ne avevo altre, quindi non dovrebbero venire a rompermi le balle. Insomma, un po' alla volta, come dicevo, riorganizzeremo il tutto e sposteremo le merci da una zona all'altra. Allora, ora dobbiamo capire come organizzare invece la disposizione dei vari stand. Perché, come ho detto, sì, questa parete la voglio riempire. La potremmo riservare, ad esempio, ai prodotti per la pulizia, agli alcolici. Questa è una bella domanda. Allora, per adesso, molto semplicemente, come dicevo, spostiamo gli stand che sono già a parete un cicinino più in qua. Ancora non posso effettivamente sbloccare le nuove licenze. Allora, aspettate, agiamo logicamente. Qui abbiamo prodotti per lavare i piatti. A sto punto mettiamoli in parte ai prodotti che servono anch'essi a lavare i piatti. Tuttavia, in questo caso, a sinistra i prodotti per lavare a mano e a destra i prodotti se hai la lavastoviglie. Yay, il telone uno metto tattico. Allora, avevamo anche altra roba, mi pare che fosse qua dietro. Allora, la carta culo può stare in un altro settore. Mi sono accorto solo dopo che i prodotti per la pulizia della casa li abbiamo lasciati qua in parte alle patate e agli alcolici, che di per sé non è che abbia troppo senso. Direi che questa nuova disposizione potrebbe essere effettivamente più azzeccata. Qui abbiamo lo shampoo e tutte cose. Vai caro, aspettate che purtroppo non si agganciano, quindi devi fare gli spostamenti tu manualmente. Oh, e tutta sta parete è praticamente occupata. Allora, dobbiamo decidere a che distanza mettere i primi stand, perché i clienti non è che andano a fare i chilometri. Però lasciamogli abbastanza spazio, voglio dire, tipo una soluzione del genere, perché qui c'è abbastanza spazio, qui... Ma sì, dai, voglio dire, dovrebbe essere più che sufficiente. Recuperatemi... Gioco, grazie, molto gentile. Dicevo, recuperatemi l'altro stand, sperando che non si diano fastidio a vicenda. E questa è la pasta più pasta. Qui abbiamo lo stand del riso. Devo fare attenzione perché le porte in verità non sono poi così tanto distanti. Però possiamo mettere un quarto stand senza nessuna ripercussione. Dobbiamo togliere queste mezze penne. No, ho buttato via la scatola. Siamo onesti, con tutti i prodotti che abbiamo attualmente in magazzino, questo è il progetto più folle, più pazzo e più improbabile che io riesca a terminare allo stato attuale. Però ti dà un senso di ordine, a mio avviso, che è qualcosa di incredibile. Però sì, come ho detto, lo facciamo un po' per volta. Qui invece abbiamo il resto del riso dello zio Tony. E, in verità, allo stato attuale il riso dello zio Tony rimarrà probabilmente da solo. Allora, toglietemi questo stand, grazie caro. Pertanto, questo glielo sgnacchi direttamente qua di lato. Assicuriamoci che... No, non va a sbattere sulla porta. È giusto quel mezzo centimetro un po' più a destra, ma lo lascerei così, gente. Non mi starei a fasciare la testa più del necessario. Quanto sono contento, voi non ci avete minimamente idea. E poi, come ho detto, questi lì spostiamo di là con calma. Se ci spuntasse altro riso, lo possiamo tranquillamente mettere qua. Oh, non verrà un lavoro perfetto al primo colpo. Sarà più che altro, come dicevo, un work in progress che completeremo mano a mano che andiamo avanti. Per quanto sì, sta serie ovviamente sta perdendo buona parte dell'interesse del pubblico, ma ci abbiamo fatto una marea di episodi. Ok, volevo sistemare anche la zona caffè, che metterei comunque qua dietro, perché secondo me ci può stare. Allora, devo essere veloce perché, come al solito, arriveranno i ragazzuoli molto ma molto rapidamente. Tira via tutto il narvalo e lo mettiamo di qui. Devo sperare che non ci sia un altro narvalo alla fine di tutto ciò, oppure tirerò uno sfacelo di porchi. Mi appoggi la scatola, bravo figliolo. Quindi togli uno e togli due. Che spaventa! Ma to con che velocità! Cioè, ragazzi, sono troppo veloci e rapidi ed efficienti quando devono rompermi i maroni. È qualcosa di incredibile. E un narvalo l'abbiamo tolto. Aspetta, fammi controllare le licenze, che adesso sospetto cose. No, non vedo caffè da nessuna parte. Direi anche per fortuna. Abbiamo un sacco di libri, dolciumi, bibite, torte, birre. Ok, tovaglioli di carta. In effetti non li abbiamo. Beh, Lonino, non hai pagato le fatture? Dicevo, non abbiamo mai avuto tovaglioli all'interno del negozio. A mio avviso l'importante è rispettare praticamente l'ordine iniziale, in modo tale che pure io non impazzisca cercando di capire dove siano finiti i vari prodotti. Sta arrivando. No, 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 vai dall'altra parte, vai dall'altra parte. Ma dai, ma non potevi portarlo direttamente di qua? Ma sei un pezzente, così mi costringe a fare il lavoro 36,8 volte. E poi così, ammetto, sono, a mio avviso, molto ma molto più belli. Ok, questo stand casomai lo riserviamo al tè, così poi lo sposto di lato. Aspetta un attimo, ma io questa scatola la posso riutilizzare, vero? Così non mi sto a rompere le balle in continuazione. E di qua mettiamo l'altro narvalo. Non venite a rompere i maroni, non venite... Aspetta, li vedo che sono tutti triggerati. A posto, portatelo di qua, ragazzi. Vi metto io un po' di scatole e voilà, come per magia,
vi potete divertire. Dimmi che anche le scatole del tè sono le stesse. Che culo! Le dimensioni sono uguali. Ah, no, aspetta, questo in verità va bene che sia lì, perché è il tè che abbiamo ordinato dopo, quindi vorrei invece spostare il tè che abbiamo ordinato prima a sinistra. Vado in ordine cronologico tendenzialmente per quanto riguarda... Stanno per arrivare Gian Pier Fabrizio, lo so. La disposizione dei nostri prodotti. C'è una sorta di Feng Shui abbastanza bizzarro. No, no, no. Oh, quanto ti sto odiando. Ah, ci possiamo divertire in due, ciccio, eh. Non ci so... Non ci sono problemi, mi sento un imbecille, non dico di no, ma ci possiamo divertire assolutamente in due. Aspetta, appoggia la scatola, ottimo, togli uno e togli due. Qui semplicemente prendo un paio e le metto così, a posto, e poi arriveranno i ragazzuoli a riempire il resto. Allora, appoggia questa, a sto punto il tè me lo sposti in parte al caffè, nella peggiore delle ipotesi. Ciao caro, come va, tutto bene? Per adesso lasciamo comunque uno stand libero. Wow! Vedo che riesci ancora a teletrasportare i prodotti, eh? Complimentoni. Vedi che così in effetti è molto più semplice. Oh, Gesù santo. Ora, siamo onesti, lo zucchero è una fregatura, perché ci sono troppe tipologie di zucchero che non staranno mai in un unico stand. Quindi, come la risolviamo, figlioli? Come la risolviamo? Ah, potremmo mettere lo stand tutto miele e tutto burro d'arachidi. Oh! Sono comunque tendenzialmente prodotti per la colazione. Mi sembra un'idea molto azzeccata. Per mia fortuna, il burro d'arachidi è finito e resta una singola confezione di miele. Te la faccio vedere io, Gian Pier Fabrizio, alla facciaccia tua. Dopo vedo di riordinare direttamente tutto, così poi i ragazzuoli si divertono a riempire i vari stand. I Gian Pier Fabrizio in questo caso dovranno fare gli straordinari. Questo è un dato di fatto. Però, oh, hai visto mai che comincino veramente a guadagnarsi la pagnotta, che non sarebbe male. Quei pesaculoni di M a posto. E in teoria possiamo fare, sì, la stessa cosa direttamente qua. In questo caso è molto, ma molto più semplice. Ottimo, ottimo, ottimo. Forza che quelle ci sono in magazzino. Oh, bravi ragazzuoli. Porca miseria, ho ordinato prima tutte le cose. Perciò so cosa c'è e cosa non c'è, più o meno, eh. Mio Dio, ragazzi, vi giuro, sto gioco mi sta facendo tirare i peggio porchi. Però, sì, come ho detto, il risultato finale sarà una figata, a mio avviso, di proporzioni bibliche. A sto punto dobbiamo spostare completamente in un altro punto le nostre salse. Allora, facciamo una cosa brutta per adesso, ragazzi. Io devo comunque avviare la giornata lavorativa, altrimenti qua non ci giriamo più. Gli stand che ci stanno un po' in mezzo al culo, per non dire di peggio, li lasciamo qua dietro. Tanti clienti non giudicano il feng shui del negozio. Si riesce che... Ok, ce l'ho fatta. E pian pianino io mi diverto a disporre il resto degli stand in qualche modo. Però è carino, mi spiace più che altro che venga coperta la vetrata principale, quindi il sole non è che penetri più di tanto, ma non fa una grande differenza più che altro. Aspettate che vedo anche come disporre il resto degli stand. Non voglio lasciare troppo spazio interno. Oddio, un po' strettino. Facciamo che concedo ai nostri clienti qualche centimetro extra. Qui direi di spostare, casomai, il resto dei dolci, i cereali per la colazione, lo zucchero. Non ci starà tutto. Non ci starà tutto in nessun universo parallelo. Per adesso togliamo le farine dalle balle. Non so dove andranno a finire. Sono già io stesso abbastanza scotto. Non dovrei avere altre scatole di questi cereali. Quindi incrociamo le dita, speriamo che Gian Pier Fabrizio non si triggeri, no? Oh, oh, sento profumo di Gian Pier Fabrizio in avvicinamento, rapido! Aspetta, 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 appoggia la scatola, togli uno, togli due... Ah, ah! Ah, no! Non so perché mi ero spaventato! Ecco qua, ed in teoria posso riutilizzare la stessa scatola anche per i cereali al miele. Sì, vedete, così facendo questo lavoro è molto, ma molto più avvantaggiato, però la fortuna si sta per fare beffe di me. Togli uno, aspetta, togli, 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 togli! Woo! Che panicume per un secondo. Ciccio, mi lasci qualche stand libero? Anche sopra? Anche sopra, non farti problemi. Aspetta un attimo, c'ho una mezza idea. Ah no, questi direi di spostarli di lato in questo caso, perché a sto punto ricicliamo lo stand senza spostare tutti i prodotti, che non mi pare la cosa più stupida della vita. Tac, cava etichetta 1, cava etichetta 2, prendi questo e, come dicevo, glielo piazzi qua in parte. Olè! E vedete, i meccanismi di zona cereali fatta. Ok, devo avviare la giornata, allora spostiamo volgarmente gli scaffali che sono in mezzo alle balle un po' più in qua. Come ho detto, questi settori non hanno ancora senso, ma almeno ci possiamo muovere tranquillamente avanti e indietro. Pian pianino, ragazzi, pian pianino. Allora, per adesso lascio che i Gian Pier Fabrizio gestiscano le casse. Io non faccio il cassiere,
ma invece mi diverto ad assicurarmi che questo mio piccolo progetto non mi si ritorca contro. Allora, quanti cocchio di tipologie di zucchero abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi essi stessi richiederanno 3 stand e qua 3 stand non ci stanno. Pertanto, sì, spostiamo davvero i dolcini e li mettiamo nella zona delle colazioni. Perfetto. Qui invece potremmo fare una riga di... No, era fraintendibile. Intendevo una riga di latte, ok? Vediamo un po', guarda, questa è anche l'unica scatola, quindi non impiegherò più di tanto a trasferirlo direttamente qua. Questo latte di solito, la confezione quella grande più grande, va a ruba molto in fretta, quindi mi assicurerò che ci sia un corretto approvvigionamento anche per i clienti più bisognosi, esigenti. In parole povere, gli spaccamaroni. No, aspetta, c'era qualche altra confezione del latte nascosta in giro per il magazzino? Ma mi prendete in giro? Aspetta che... Ok, ora vi ho fregato. Aha, ho trovato una falla nel mio piano, figlioli. Stiamo per comprare una marea di dolci, dannazione. Crema al cioccolato spalmabile, torte e anche altre patatine. Gioco, ti odio nel profondo. E più avanti avremo anche delle barrette al cioccolato. La crema spalmabile andrebbe messa in questo settore, come potete notare. Oh, possiamo anche metterla da un'altra parte, non è che devono essere... Vabbè, la mettiamo qua. Qua in parte al caffè, in parte al tè. Ci può stare, dai, come ho detto, non è che devono essere tutti attaccati i prodotti, in fin dei conti. Ci possiamo prendere qualche libertà creativa. Ecco un problema che non avevo preso in considerazione. La fila dei clienti adesso, purtroppo, andrà a rompere le balle in mezzo agli stand, ma... ragazzi, cavolacci loro, da qualche parte... Grazie signora, mi passi proprio davanti, era cosa che serviva. Dicevo, da qualche parte ovviamente dobbiamo piazzarli, sti clienti rompipalle. Allora, la sezione zucchero dove la mettiamo, figlioli? Perché a sto punto io la sgnaccherei direttamente dietro la sezione riservata alla colazione. Cioè, Pia Fabrizio, pure te ti ci metti? Dicevo, riservata alla colazione. Fatemi prendere scusi, so che è un po' sporco e inquinato, qualcuno si lamenterà che non ci sono abbastanza casse, è inevitabile, lo fanno sempre. Ottimo, lasciami questo bello stand libero direttamente in mezzo agli altri. Ok, dai, la situazione procede abbastanza bene. Potrei fare una follia, che se metto una cassa qua... Dai, lo faccio, ma mi serve una delle vostre casse. Forse questa potrebbe fare al caso mio. Signora, si leva dai maroni cortesemente, stiamo spostando le casse e lei mi sta in mezzo alle palle. Ok, prima o poi qualcuno arriverà a farmela dingare come non ci fosse un domani. Credevo che sarebbe stata lei, signora. Wow, quanti clienti stanno arrivando? Forse non sono abituato a vederli tutti qua, perché normalmente facevano la coda da quest'altro lato. Immaginate quando dovrò riordinare questi prodotti. No. Siamo anche andati più avanti del previsto, per un singolo episodio. Allora, intanto io mi diverto a spostare gli zuccheri. Eccole lì, lo sapevo io. Non appena ho in mente di fare qualcosa, gioco subito. Viene a stracciarmi le balle. Oh, stanno anche calando le tenebre molto rapidamente. Dobbiamo anche spostare le luci assolutissimamente. Oh, eccoli che arrivano i Gian Pier Fabrizio a rompere le balle. Aspettate. Ok, togli l'etichetta prima che... Ok, ottimo. La luce! Sì, ci posso passare in mezzo. Scusate, perdonate l'attesa, signori. In teoria per voi non dovrebbe essere un grandissimo problema, perché una volta che avete pagato, olè, perfetto, tornate sui vostri passi. Sì, ok, si compenetrano leggermente, ma... Perché ordinate più volte lo stesso libro? Vabbè, facciamo finta di nulla. L'importante è che funzioni così. Io stesso ho decisamente molto più spazio per disporre i prodotti. Ok, non ci sono lamentele specifiche. $87 di resto. Questa sì che è una lamentela molto specifica, te la faccio io. Ecco qua, le... Non riesci a trovare le patatine Cheapos, ma porca miseria. Vabbè ragazzi. Oh mio Dio, la zona qui è completamente stata svuotata. Non immaginavo, aspetta. Mi sono concentrato troppo sul restauro. Arrivo. E alcuni prodotti sono rimasti indietro. Vabbè, è inevitabile, gente. Postatevi barboni. Per un po' di giorni ci saranno un po' di disguidi. Ecco qua tutte le Cheapos di cui voi clienti rompipalle potreste mai aver bisogno. C'è una carenza assurda di patata, aspetta. Clienti, vi capisco, anch'io c'ho una carenza assurda di patate nella vita. Ma ce n'erano ancora di patate. Ma... Ah. Sei in mezzo alle balle come tuo solito. Scusate, signori, lo so, siamo un po' più strettini rispetto al solito. 3 libri sulla bici. O c'è tipo tutti 3 nipoti, che ne so, a cui regalano tutta sta grande botta di cultura. Dovevo riordinare le pizze, ora che ci penso. Bene, sì, prima o poi, gente, faremo anche un singolo freezer, frigorifero, vi dicendo. O colonna, che nel caso dei frigoriferi. Per ogni singolo prodotto. Cioè, è una cagata. Però è una cagata in grande stile, ideata da quel pazzo del telone.
Allora, lo zucchero di Pablo me lo metti qua. Mi sta salendo un ruttozzo stratosferico, porca la miseria. Ecco qui, aspetta, facciamo qua del genere. Un po' qui e un po' qua. Appoggialo. Tua nonna, quella magazziniera, ciccio, e me l'ho detto. Olè. No, ding niente. Ok, togli anche questi, ottimo. Allora, qua come ci organizziamo? Potremmo mettere i due Susu. Però vi volevo invertiti perché te sei arrivato dopo. Qualcuno potrebbe dire: Lon, tu hai un'arte incredibile per tirarti da solo la zappa sui piedi e per complicarti la vita. Sì, no. Vi do pienamente ragione. Da dove l'ho preso? Come ho fatto a prenderlo dall'altra parte? C'ho ancora i superpoteri, eh. È qualcosa di incredibile di tanto in tanto. Siamo troppo vicini. Aspiro il prodotto attraverso la parete. I poteri soprannaturali del telone, santo cielo. E ok, è andata molto meglio del previsto. E questo me lo segna chi qua. Ottimo, e Gianpier Fabrizio ora non dovrebbero causarmi ulteriori problemi. Non sento più ding. Abbiamo esaurito i clienti? Ok. No, aspetta, c'è ancora una signora qua dietro che deve rompere le balle. Pertanto io mi diverto intanto a spostare lo zucchero di canna direttamente qua di lato. Aspetta che stanno arrivando, li sento. Non rompete le balle, non rompete i maroni. Oddio, questo non va bene. Allora, aspetta, lasciami qua la scatola perché sicuramente... ovviamente non posso usare la scatola. Ti ho mai detto fatti i cazzi tuoi? Forse non te l'ho detto abbastanza? Porca la miseriaccia. Ok, li recupero io. Tanto prima o poi finirà lo zucchero. Non può essere che ho riempito il magazzino, che è stracocchio. Ce la faccio, li frego. Aha! Ok, a posto. Ho risolto la questione e possiamo concludere. No, devo prima buttare via la scatola, dice gioco. La nostra giornata lavorativa, lo so, qualche problema, qualche rogna. Devo abbassare il costo del libro sulle donnine. I fagioli verdi sono quelli di Mr. Bean. Non ci credo mai nella vita. Chi è il pazzoide che ha ideato una cosa del genere? Non mi ha fatto ridere, vi picchio male la nonna. Wow. Ok, devo rifornire un po' il magazzino, purtroppo. La giornata è andata in vacca, molto ma molto, rapidamente. Mancherà anche la mozzarella manca sempre la mozzarella di Don Bernardo. Ottimo, la sezione patatine è stata riempita nuovamente, però c'è ancora un'evidente carenza di patata che abbiamo ordinato ieri sera. Oh mio Dio, dimmi che ho visto male. Oh Gesù, Giuseppe e Marilyn Manson, cos'è accaduto qua dentro? Non ho visto la quantità di clienti che sono arrivati al negozio ieri, devo essere onesto con voi. E... wow! Ok, sì, la situazione mi è sfuggita tanto, ma tanto di mano. Già, direi di rimandare un attimino il nostro restauro. E anzi, sapete cos'altro rimandiamo domani? L'acquisto dei nuovi prodotti a sto punto. Oh, è un disastro. È un colossale disastro, aspetta. Manca tutto, i polli, il sushi. Vabbè. Cioè, magari ci sono ancora all'interno dei frigoriferi, non dico di no. La carta culo. La gente se stava a pulire coi libri, ecco perché li hanno letteralmente svuotati quei cocchi di stand. Ottimo, intanto ordina questo. Per quanto riguarda i libri, me ne prendi uno di tutti. Cioè, è che finché me ne ordinate a tre per volta, è anche normale poi che ci siano dei problemi. Beh, avrete notato che con questa disposizione possiamo mettere molti più prodotti sugli stand. Il lato negativo, ovviamente, è che ne devo ordinare molti di più, spendendo decisamente molti più soldi, fin tanto che non ho raggiunto una sorta di equilibrio, diciamo più o meno. Dobbiamo tuttavia sperare che Gianpier Fabrizio ce la facciano a riempire gli stand prima che io avvii la prossima giornata, anche perché non ho intenzione di perdere troppo tempo. Qua, signori, abbiamo soldi da guadagnare. Oh mio miseria ladra. No, ok, questi sono vuoti perché abbiamo gli stand allargati. Ok, non preoccupiamoci più del necessario per adesso. Ok, devo fare un'altra sistemazione, figlioli. Se dobbiamo ordinare nuovi prodotti, dobbiamo liberare altri spazi nel magazzino. Le bibite occupano troppo spazio, questo è poco ma sicuro. Quindi cerchiamo di fare in modo che ogni bibita occupi un singolo spazio e vi sarò tutti felici e contenti, che mi pare la tattica migliore allo stato attuale. Devo solo fare attenzione. Il mio problema maggiore sono gli stracocchio di colori. E oh mio Dio, le rosse sono completamente finite, devo riordinarle. Quindi sì, c'è sempre quel rischio, purtroppo. Maledetto il mio daltonismo. Poi ci servono arancioni, verdi, Coca-Cola economiche, ok. Così facendo, figlioli, praticamente abbiamo liberato un'intera colonna che possiamo riservare ai prodotti, ok, che invece acquisteremo con le prossime licenze. Dobbiamo ancora assegnare uno spazio specifico ai prodotti per gli animali, il cibo e via dicendo, quelli che abbiamo sbloccato lo scorso episodio. Ci sono un sacco di problematiche che dobbiamo tenere in considerazione ancora. E poi scusate, ci sono problemi alla sezione detergenti e via dicendo?
c'è una leggerissima carenza, ma da qui a definirla un'emergenza, no. Assolutamente no. Ok, io volevo anche andare avanti con sto lavoro, però come facciamo? No, più che altro come faccio a calcolare esattamente questo spazio in modo tale da replicarlo di qua? Perché vorrei fare le cose precise, precise. Non mi dispiacerebbe proprio per nulla. Anzi, aspettate che do un'occhiata agli stand che ho volgarmente spostato qua dietro. Oddio, le farine, è vero? Dovrò trovare un nuovo luogo in cui metterle. Oh, porco canaglia. Facciamo una bella cosa. Tu vieni con me, ti porterò non troppo lontano. Le mettiamo qua degli zuccheri. Vediamo un po'. Per adesso lasciamele qui. Mi serve uno stand vuoto che spero di avere. No, c'ho la carta igienica. Quella c'è. Pertanto ordiniamo due nuovi scaffali e una tipologia di farina ciascuno. Ottimo. Ma era anche prevedibile. Porca la miseria, ma chi è che impacchetta sta roba? Ma siete degli imbecilli? No, no, ho capito come funziona, in verità. Praticamente i prodotti che ordini dopo finiscono in cima alla pila, ovviamente. Allora, direi che la farina azzurra, la prima che abbiamo sbloccato, occuperà ovviamente il primo scaffale. Tac. Oddio, non sta arrivando nessuno, incredibile, ma vero? Mi sa che la farina deve essere finita in magazzino. Di solito, sì, funziona così. Questa è l'altra farina secondaria che invece mettiamo da quest'altra parte. Tac. E olle. Oh, stanno arrivando. E niente, stavolta mi frega, non importa, non è un grande problema. E la terza farina invece me la sposti semplicemente da un settore all'altro. Che state con me? No, no. Ok, questo te l'ho sovrascritto, mi consolo. Quanta farina azzurra c'era ancora in magazzino? Non può essere. È sempre esaurita, è un dato di fatto. E ora mi togli le etichette prima che arrivino i furbacchioni. Eccolo là, bravo Ciccio, vai. No, 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 qui no, butta là. Bravissimo Kronk. Ovviamente dopo gli alcolici spariranno in un'altra sezione. I dolci lasciameli così, non mi metto a fare troppi cambiamenti. Perché so che dobbiamo sbloccare un'altra. Ah, aspetta, siamo al livello 81. Allora no, se la sblocchi oggi Lonino sei bello che fregato. Ti conviene fare un'altra giornata di lavoro e poi vedere come gestire il tutto. Ok, me la rischio, salva la partita. Amen se qualche cliente rimarrà scontento. Dicevo, avviamo la giornata. E nel frattempo io ordino parte. Tu vai qua. Dicevo, parte dei prodotti mancanti. La maggior parte sono presenti. Anche i nostri congelatori non lamentano nessuna evidente carenza. Perciò almeno per oggi abbiamo tutto il necessaire. Però sì, lo ammetto, vedere i due stand del magazzino completamente vuoti ti fa credere per una frazione di secondo di aver fatto una minchiata di proporzioni bibliche. No, no, i frigoriferi sono messi bene. Non c'è nessuna carenza nemmeno qua. Carta è a posto. Ci mancano un po' di vodka. Sezione vodka e birra come messa? Sì, dobbiamo riordinare soprattutto vodka. Sì, il ding l'ho sentito, esimio cliente. Porti pazienza per altri due secondi e sarò subito da lei. È che ogni volta che ordino la birra faccio un casino di proporzioni bibliche. Quindi diciamo che ordino un po' di tutto, butto via $1000 e chi si è visto si è visto. Oh madò, che coda! Tutti adesso siete arrivati, eh? Hanno sentito parlare del restauro dell'Onad e sono... vabbè, signora, con quale alcolismo? E sono venuti giustamente a complicarmi l'esistenza. No, 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 non sono venuti a fare acquisti, a sperare che ci fossero degli sconti. Sono venuti a vendicarsi per tutte le volte che li ho presi per il culo. $63 diretto. Guarda, te ne do 64. Bravo, bravo, bravo. Sei proprio un furbacchione, tu. Santi alcolisti, neanche troppo anonimi, perché so tutti i vostri nomi e i numeri delle vostre carte di credito. Oh, miseria. Ho sempre problemi con sta birra che non so mai dove metterla. Ecco qua, perfetto, possiamo rifornire le vodka. Abbiamo una leggera carenza di vino. E tua nonna, quella imbriacona maledetta. Ma vabbè, dettagli. Ecco qua, il che bonge tornaccio fioi. Potete imbriacarve quanto che volete. Aspetta che questa era quella verdina che stava qua sotto. Le merendine ovviamente non sono finite, ma abbiamo il doppio stand, quindi possiamo stare anche relativamente tranquilli. Dal mio punto di vista, che io volevo andare avanti con i lavori, ma invece no, che mi dovete far tirar porchi come non ci fosse un domani. Ecco qua, esimio signore, buongiornissimo. Il paradiso del gelato. Così mi fai esaurire tutti i prodotti nel freezer. Grazie, eh. Grazie veramente un sacco, Ciccio. Allora, fatemi controllare a che punto eravamo. No, no, di zucchero ce n'è veramente troppo. Oh, oh, questo cioccolato invece sta finendo. Allora, datemi mezzo secondo che provvediamo immediatamente. E tanto che ci sono, prenderei comunque un paio di tortine extra. Si sa mai. Più che altro perché voglio far correre avanti e indietro i Jean-Pier Fabrizio. Ecco qua, tutta la cioccolata. Zio Billy. Aio, ce l'hai in parte il pulsante, premilo. Ho capito che non ti paghiamo per farlo, ma
Ok, io glieli metto tutti qua e lascio che i ragazzuoli si divertano a guadagnarsi lo stipendio. Vabbè, abbiamo fatto ding. Mi pare che abbiamo fatto ding. Sei venuto a rompermi le balle con due scatole di cereali. Guarda, per fortuna che tu esisti, se no la mia vita sarebbe stata decisamente troppo felice. Aspetta, tua fa confusione con le birre e mi sa che ormai ho poco tempo per sistemare i problemi al magazzino. Guarda, de novo tutti i libri sono finiti. Allora sì, dobbiamo ordinare un calcio in culo per il tizio che ha fatto ding. No, scusate, scusate, devo darmi un po' di contegno. Ordina un po' di questi, carta culo, sono le 8. Aspetta che mi sta venendo ansia. Serviva tipo un po' di tutto. Altro che Supermarket Simulator, devono chiamarlo Ansia Simulator sto gioco. Era così semplice all'inizio, porco canaglia. Avevi 4 prodotti in croce. Che miseria, carta culo finita. E nonostante tutto riuscivi a far quadrare i conti. C'era un singolo Giampier Fabrizio. Anzi, non c'era neanche il Giampier Fabrizio all'inizio. Dovevo far tutto io, vabbè che faccio tutto io comunque. Dica, cioè va che fila. Va che fila di rompimaroni. Oddio, devo ricontrollare anche i prodotti secondari dei freezer e via dicendo. Ho capito chi si è ciulato tutta la carta culo. Porca la miseria, oh. I porti di quest'oggi non sono niente male, eh. Come ho detto, sto spendendo più che altro perché gli stand sono allargati. Facciamo $2, signora. A posterrimo. E vabbè, cos'è sta roba? Ciccio, per davvero? $247,20? Mi piace quello che vedo. Farta, 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 che il telone deve sbloccare le licenze con le faglie. E 42, enter. A posto, appena si sono levati tutti dalle balle, ti sblocco io le licenze, quelle che mi permetteranno di diventare super ricco, pensò il telone, ricordandosi che in realtà non ci ho guadagnato quasi un cocchio da sto negozio. Ho investito tutto il capitale nei Giampier Fabrizio e via dicendo. Mi sono cagato in mano perché dalla distanza ho visto uno stand vuoto. Sì, dobbiamo aumentare considerevolmente il numero di luci. Dobbiamo soprattutto rispostarle in modo tale che siano esattamente tra una zona e l'altra, così anche i clienti non si spaccano il femore quando vengono all'onad. Manca solo che mi danno qualche recensione negativa. Allora, io il ding l'ho sentito, ho fatto finta per un paio di minuti. Vabbè, dai, sono anche pochi prodotti. Cos'è che... La candeggina, vabbè, dai, prendi quella dell'altra marca, porca miseria. Sì, perché la Boef purtroppo ci stanno pochi prodotti all'interno della scatola. Oddio, abbiamo finito anche l'olio. Sì, adesso ordiniamo tutto, rompi palle maledetti. Guarda, era qua la candeggina. Non devo neanche fare troppa fatica. A posto, ultimo cliente, non c'è più nessuno. Oh, terminiamo la giornata. 55 clienti e un bilancio di tutto rispetto. Allora, ora lo faccio perché me lo posso permettere. E che stracocchio, sbloccami questa licenza qui o andiamo di libri? Potremmo sbloccare al prossimo episodio. Se andiamo di libri è più semplice, perché così facendo posso riorganizzare meglio il Lonad. Tanto siamo alla fine della puntata, effettivamente. E se andassimo di torte, barrette, polvere di... Così organizziamo il settore dolciario. Oh mio Dio, però mi restano letteralmente $10,000. Ok, l'ho fatto. Porca la miseria delle idee di M del telone. Ok, datemi mezzo secondo perché... Sì, ci sono un po' di scatole da portare dentro, perché figurati se i Giampier Fabrizio danno una mano quando mani la vita. Beh, che a sto punto gli dico di mettere qua il resto delle caramelle. Tac. Però è abbastanza ovvio che quei prodotti verranno spostati tra 1,8 secondi. Allora, iniziamo a mettere in culolandia, letteralmente, dove ho spazio libero, in pratica, gli stand in cui piazzeremo i nuovi prodotti, che ovviamente verranno organizzati su un mezzo stand dedicato, come abbiamo fatto dall'inizio dell'episodio. C'era ancora zucchero. C'era ancora zucchero. Io non ho più spazio. Porco canaglia. Ok, Lonino. Lonino, va tutto bene. Va tutto bene. Senti, creiamo un nuovo stand per lo zucchero. E la polvere di cioccolato si può fare. Beh, devo ordinare ancora i prodotti di ieri. Va tutto bene. No, non cambia nulla. Non cambia praticamente niente. Magari ordina degli scaffali se non l'hai fatto prima. Perfetto, se l'avevo già fatto. Non ci si gira più. Ma porca miseria. Tanto dovevamo togliere questo stand che in questo momento rompe un pochettino le balle. Ragazzi, ve lo metto in mezzo al culo. Detto così suona malissimo. No, i fagiolini non li volevo, grazie. Aio, dove sono i nuovi prodotti? Oh, finalmente. Perché c'era un cavallo? Lasciamo stare che è meglio. Allora, se il nuovo zucchero viene messo a destra, il cacao viene messo invece a sinistra. C'è veramente un cavallo. Vabbè, dopo che ti sei bevuto questa cioccolata, porca la miseria, ti senti non come un leone,
ma come un cavallo. Ed eccolo qua, il nuovo zucchero bio. Ammetto, mi sarebbe piaciuto che tipo queste confezioni simili fossero state le une vicine alle altre. Ah, è la stessa marca di questo, praticamente. Cosa cambia? C'ha la forma della rapa. Ah, non sarà zucchero standard, molto probabilmente, ma va bene così, non importa, Lonino. Ecco qui, ed ecco qua. Allora, tatticamente... Ogni tanto c'ho la mira, inaspettata, ma vabbè, dettagli, dicevo, tatticamente assegniamo subito i nuovi prezzi, tac, e dopo lasciamo che i ragazzuoli riempiono invece lo stand vuoto. Sto cocchio di zucchero, maledetto fetentissimo zucchero, ma va bene comunque, va bene comunque. Questo era l'olio che mancava, cicci, vi ho messo anche la candeggina, bravo, ogni tanto capisci così mi riempite gli stand. Oddio, mo questa non la mettiamo, allora... È un problema, utilizziamo casomai il nuovo stand che abbiamo... beh, non è proprio nuovo, intendo quello che abbiamo recentemente sbloccato togliendo le bibite. Tanto prima o poi mi abituo alla disposizione dei nuovi prodotti. E lo zucchero, 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 zucchero... Oh mio Dio, lo zucchero ha riempito quasi tutto. Ma qua sopra, tecnicamente siamo liberi, quindi sopra il caffè direi che ci può stare in tutta tranquillità. Il miele lo posso rifornire direttamente io. Olle. Peraltro sto miele brilla di luce propria. Mi sa che vendiamo del... del miele transgenico. Oh no, si sono buggati di nuovo. Ciccio, tranquillo, siamo alla fine dell'episodio. Non so nemmeno come avrò montato sto video, ma vabbè, dettagli. Allora, abbiamo dell'altro yogurt che va in frigo, quindi non è un problema. Abbiamo, avevo detto deforme, barretta di cioccolato deforme. Senti, prendi 4 di queste. E poi abbiamo delle tortine. Non è un problema, le mettiamo in teoria in parte le ha... Oddio, tu canti vittoria molto presto, Lonino. Perché le tortine erano qua in fondo. Sì, 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 si può fare. Abbiamo lo spazio. Non ci credo mai. Madò, quanto le adoro ste qua io. Cioè, sono più buone se fatte in casa. O se prendi quei preparati per fartele senza romperti troppo le balle. Ah, oh, 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 wow. Cos'è sta roba? Dimmi che li possiamo mettere in parte agli altri. Qua stava la farina. Oh, ragazzi, non vorrei dire una minchiata delle mie, però se lo stand è libero... Che bella sta roba. Cioccolata. Aspetta, queste sono le altre nuove tortine. Che a sto punto sgnacchiamo qui. Guarda quante belle tortine dovunque. Guarda, è tutto bello organizzato e riordinato. Sono super eccitato. Detto così suona insomma, male, ma vabbè. Ok, le tortine per adesso sono da questa parte. Facciamo una bella cosa. In futuro, praticamente, le spostiamo tutte sul medesimo stand. E Lonino, ti sei dimenticato? Anche la cioccolata l'ho spostata. Ah, che sacocchio. Dicevo, ti sei dimenticato di assegnare i nuovi prezzi. Quindi segnatelo appena possibile. Se no fai una delle tue solite cagate. No, aspetta, aspetta, aspetta. Voglio riempire io lo stand. Oh, è quasi terapeutico e rilassante. No, non vi dico minchiate. Ok, aspettate, queste le mettiamo a $6.21. Non è che siano proprio così economiche. Hanno comunque... Wow. Ma che è una torta vera e propria che costa $30.62? Mi sa che probabilmente è un preparato o qualcuno qui ha commesso degli errori coi prezzi. Vabbè, finché i clienti non si lamentano, io sono a posto, come sono solito dire. Aha, vedi che mi ero dimenticato di assegnare il prezzo? Anche alla nuova, credo sia cioccolata, probabilmente tea time. Sono dolcetti, cioccolate e via dicendo da mangiare con il tè alle 4 di pomeriggio, ovviamente. Salve, sono il telone del giorno dopo. Ho passato intanto una mezz'oretta a finire di sistemare la maggior parte degli stand. Ho lasciato che Gianpier e Fabrizio mettessero tutti i prodotti. Guardate che spettacolo, è bellissimo. E ho lasciato anche uno spazietto libero direttamente qua per quando avremo la cioccolata spalmabile. A un certo punto dell'episodio, editando, mi sono accorto che non ci sarebbe stato lo spazio in cui inserirla. E adesso l'ho già predisposto. Sì, ovviamente dobbiamo spostare tutti gli alcolici ancora. Per i frigoriferi sto valutando, perché onestamente all'interno del frigorifero stesso ci stanno già una marea di prodotti. E fare anche intere colonne dal mio punto di vista non so quanto avrebbe senso. Dobbiamo anche valutare, una volta che avremo allargato tutto il negozio, sbloccato tutte le merci. Per i congelatori siamo già a posto, perché ogni congelatore ha già un singolo prodotto. Quindi sì, pian pianino vedremo come portare avanti questo folle progetto. Mi sono accorto che restavano gli yogurt da piazzare sugli stand. Ah, che rottura di palle. Abbiamo le bottiglie d'acqua che sono un po' in mezzo al chiurlo, se vogliamo essere onesti. E so anche come risolvere questo problema. Semplicemente l'acqua la spostiamo sotto la birra. In realtà è una tattica veramente geniale, perché verranno qua i frigoriferi pensando di comprare l'acqua che notoriamente costa di meno e è un prodotto molto più sano. E invece no, ti basterà alzare lo sguardo e ti salirà un alcolismo come mai prima d'ora. E voi direte: Lon, ma sei un grandissimo bastardo. Assolutamente
Sì, devo darmi una mossa che Gianpier Fabrizio stanno arrivando. Vabbè, ma c'erano ancora bottiglie. Ma c'erano ancora bottiglie lì sotto. Aspetta. Non mi raccomando. No, no. Mia scatola. C'è uno stracciamaroni Gianpier Fabrizio quando ti ci metti che lasciamo stare che è meglio. Ok. Come non fosse accaduto nulla, gente. Come dicevo, per adesso, casomai, gli yogurt, quelli nuovi, li sghiacchiamo qua sotto. Aspetta, un po' sopra e un po' sotto, così sovrascriviamo tutte le etichette. E voilà. Questi nuovi yogurt costano $1.80 l'uno? Zio Billy, mi sa che davvero abbiamo dei prezzi un po' eccessivi. Vabbè che non so voi, ma ogni volta che vado a fare la spesa mi metto le mani nei capelli. Porca miseria, i prezzi sono diventati qualcosa di esorbitante. Devo cambiare il fornetto che mi si è rotto in cucina. L'ho comprato 3 anni fa e l'ho pagato 94 euro. Ancora me lo ricordo. Adesso ne costa 140. Stesso identicissimo modello di fornetto. Porcaccia la miseriaccia. Sì, dobbiamo anche rispostare alcuni prodotti, come gli yogurt tutti vicini. No, non questo tanto quanto la cioccolata. La possiamo mettere in parte all'altra cioccolata. Così facendo liberiamo eventuali altri spazi. Poi metteremo ad esempio la cioccolata spalmabile. E chi più ne ha più ne metta. Gente, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Anche perché mi ci è voluto veramente troppo tempo. E pian pianino vediamo come sviluppare il resto di questo progetto. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace. Altrimenti il telone non vi offre. No, dopo voi sono finite queste meravigliose tortine. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.